Unboxing computer Goodtel B1. Eccolo qua. Questa è la scatola. Appena aperto, troviamo subito di primo acchito una simpatica pezzuola, credo che sia in microfibra. Poi abbiamo la guida rapida, la quick guide. Poi abbiamo il computer ben imballato e nella parte alta troviamo un bel mouse già incluso, tra l'altro è un mouse senza filo, quindi che si può utilizzare con le batterie. E poi abbiamo ovviamente il caricatore che mi permette di caricare il computer in questione, in quanto è un computer portatile. Va bene? Il Goodtel B1 è un computer di colore grigio, in questo caso è di colore grigio, va bene? Non ha altre colorazioni, o meglio così non mi sembra di trovarne altre. Va bene? Andiamo a spacchettare insieme. 1, 2, 3, via. Eccolo qua, ragazzuoli. Guardate che bellissimo colore che ha questo computer portatile. È un grigio metallizzato di bellezze impressionanti e incredibile. Va bene? Andando a aprire il coperchio. Eccolo qua. Ta-da. È un computer da 14 pollici e 1, quindi rispetto a quelli di 15 pollici, che è quello per esempio che vedi lì dietro, questo ha un pollice in meno, va bene? Ma nonostante questo, nonostante ciò, possiamo dire con ogni ragionevole certezza che si tratta comunque di un buon computer portatile. Abbiamo anche il touchpad, ovviamente. E vi ricordo che dentro è installato Windows 10. Poi farò un video a breve della recensione di questo computer portatile. Va bene? Questo è l'unboxing del computer Goodtel B1. Va bene? L'ho fatta completamente. La scatola è esattamente questa. Eccola qui. Non c'è null'altro. E qui termina l'unboxing. Goodtel B1, computer portatile grigio, come grigio metallizzato. Iscrivetevi, commentate, ciao da narratore italiano di YouTube Italia. Ciao!